L'Arsenal Taranto altri 3 punti, una vittoria che lascia inalterate le distanze dal secondo posto. I rossoblu chiudono il girone d'andata al comando segnando 4 gol al Cerignola. È stata la gara che si immaginava alla vigilia, abbastanza evidente il divario tecnico tra le due squadre, quasi mai in discussione il risultato. In apertura Carrano lascia in panchina Zangla e a scopo precauzionale Rubino va in tribuna, il mediano ha un risentimento inguinale. Il Taranto fa le prove generali del gol al 12esimo quando Dantò si presenta solo dinanzi a Di Gennaro che chiude bene lo specchio. Poco dopo gran tiro al volo di Campioli di un soffio al lato. La gara si sblocca al 21esimo dopo un'azione elaborata di Campioli e Dantò, l'assist di quest'ultimo per Disidoro che è tutto solo in sacca. 4 minuti più tardi gli uomini di Carrano mettono il risultato al sicuro. Buon lavoro di Campioli che dalla destra fa partire un cross teso sul quale c'è la zampata vincente di Dantò. 2-0 in meno di mezz'ora di gioco. Il Cerignola tarda a reagire, gli ionici potrebbero incrementare il bottino già nella prima frazione, sempre con Campioli ancora una volta tra i migliori in campo. Il numero 8 rossoblu ci prova dalla grande distanza, ma il portiere Dauno blocca. Allo scadere del primo tempo si libera in area avversaria, ma in diagonale manda sul fondo. Nella ripresa l'Arsenal Taranto ha il compito di amministrare il vantaggio. In avvio si vede la squadra ospite che con Ferraro va al tiro, alto sulla traversa. Al sesto forte punizione di Stasi che impegna Di Gennaro. Al decimo gara in archivio, giunge il terzo gol rossoblu che porta ancora la firma di Disidoro smarcato al tiro da Dell'Oglio. La conclusione ravvicinata è forte e precisa. Il Cerignola ci prova su calcio piazzato dal limite ma Spagnolo resta inoperoso. Poco prima della mezz'ora l'Arsenal Taranto fa poker, rapido contropiede di Dantò che attende l'uscita del portiere e lo trafigge rasoterra. Dopo il fischio finale, gli oltre 4.000 dello Iacovone salutano i rossoblu con un lungo applauso e domenica prossima arriva il Rutigliano. Mimmo Dantò, la seconda doppietta stagionale per te, la prima a Boiano, ma il primo è stato davvero un Eurogol, descrivicelo. Sì, è stato un bel gol, ma è stato Campioli, insomma, l'artefice del mio gol, ha fatto un cross eccezionale, mi sono buttato decise e ho fatto... Hai segnato con questa doppietta 8 gol, uno in più rispetto a quanti ne hai messo a segno l'intera stagione l'anno passato, 7 con la maglia della Turris. Sì, io sto bene adesso, sto giocando con continuità e quindi i risultati si vedono. Una partita scontata, facile, forse più del previsto. Sì, anche se noi eravamo già preparati mentalmente, insomma, di partire subito alla grande, ci siamo riusciti. Domenica prossima c'è Taranto Rutigliano, cosa ti viene in mente? Mi viene in mente la brutta figura che abbiamo fatto a Rutigliano, speriamo di prepararci questa settimana per fare questa grossa prestazione domenica. Sarà importante conservare la giusta umiltà nell'affrontare Rutigliano e non lasciarsi prendere da smanie di rivincita controproducenti. Sì, come giustamente hai detto te, la rivincita nel calcio non esiste, è importante che il Taranto vince e si va avanti. Il pubblico? Il pubblico ormai è il 12esimo uomo in campo, ci incita dall'inizio fino alla fine, penso che sia la cosa importante nel nostro gruppo. 2-0.